Noi a pensato proprio tanto, Bara ha incominciato a muovere i passi verso l'avventura. Ma quali saranno le nuove avventure che lo attendono? Scopritelo nel nuovo episodio della Hatchit! Salve a tutti, sono Bear, eccoci qui nella Hexit! E sì, ho modificato un po' la mia base, ho sistemato un po' qui questa robaccia. E adesso partiamo all'avventura! E come potete vedere dal mio equipaggiamento lì sotto, mi sono anche fatto un'armatura di ferro. E anche se non ho ancora rimosso il cappellino, però va bene. L'audio è bassissimo. Oh, ma lì ci sono dei diamanti, vabbè. L'audio è bassissimo nelle mie cuffie e l'ho appena alzato un pochettino. Comunque, quest'oggi registrerò, se riesco, un'ora o almeno 40 minuti di Exit. Quindi, questo è il prossimo episodio. I prossimi due episodi saranno registrati insieme. Quindi, se mi dite, potresti provare a fare questo? Non lo so ancora. E questo episodio lo sto registrando prima di caricare l'episodio 2. Quindi, anche se lì mi avete detto fai questo, non lo so. Adesso con questo palo proveremo a prendere questo blocco e vediamo cosa ne è. Ok, esce gold gravel ore come quando è esploso il creeper. Va bene, ma in questo episodio la cosa che voglio fare assolutamente è buttare giù questo luogo. Cioè, buttare giù nel senso entrare e fare un sederino così a tutti. E volevo anche parlarvi del fatto che ultimamente purtroppo il mio tempo a disposizione è sempre più basso e a stento riesco a fare video ogni giorno purtroppo. Spero di non dover arrivare a non riuscire a fare più un video al giorno perché non mi spiacerebbe una cosa del genere. Comunque, il tempo sta incominciando a scarseggiare sempre di più e la cosa non va bene, lo ripeto. Il mob che stava qui. Oh, ciao piccolo creeper. No, piccolo creeper. E poi un'altra cosa che mi fa tantissimo arrabbiare. Ah, forse se ne è uscito. Un'altra cosa che mi fa tantissimo arrabbiare è che purtroppo non ho neanche il tempo di fare il vlog. Perché vorrei fare il vlog per ringraziarvi dei 15.000 iscritti, che ormai sono 15.000 e quasi 400. Però lo so, cercherò di farlo il prima possibile. Ma come appena detto. Se rompo un poco qui non fa niente. Come appena detto, anzi ripariamo subito. Come appena detto, non ho tanto tempo, quindi. Ah, tu sei un semplice spawner di scheletri. Pensavo fossi. No, 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 no. Ok. Ah! On a way, fake, fly, set away. Che cazzo? Che cos'era quella scritta adesso? Ok, si stanno ammazzando tra di loro. Epic zone. Non distrarmi dall'epic skeleton fight. Ok, voi combattete. Ah! Combattete tra di voi, non tra di me. Ok, abbiamo distrutto lo spawner e adesso tu muori. Ok, non sono abituato a non avere un arco. Droppami un arco. Perché non ho ancora gli string per l'arco. E comunque stavo dicendo che purtroppo non ho il tempo neanche di fare il vlog. Perché, anche se forse non sembra. Oh my god! Anche se forse non sembra, i vlog mi richiedono molto più tempo di un video. Allora, sono diventato un puntaspilli. Allora, questo ha Progel Protection 2. Interessante. Questo ha Protezione 3. Oh mio Dio, questi sono molto buoni. Un Diamond Helmet. E no, la mia testa di zombie non la tolgo. E Blast Protection. Ok, grazie. Muy gracias. E adesso continuiamo a girare un po' qui in tondo. Anzi, prima voglio provare a scendere. Buongiorno, c'è qualcuno qui sotto? Alla faccia della miseria, c'è molto qui sotto a quanto pare. E vediamo un po' cosa c'è. Oh mio Dio, ho del cibo. Anche se ho del cibo, quindi non mi serve in modo particolare. Però mettiamoci una torcia. E adesso salgo su perché vado di sopra. Perché di sopra dovrebbe essere solo un piano. Invece lì sotto sembrano essere molti piani. Però come arci d'erbolino si sale. Oh, si sale da qui. Che cosa deliziosa da scoprire. Oh, la Madonnina, sempre più carina e tanto bellissima. La Madonnina. Uè, è morto. E ho anche ottenuto della Poison Essence. Chissà cosa. Fur Cloth, Crystal Bow, Golden Sword, Charger. Che bei nomi carini per queste armi. Allora, ho ottenuto un Crystal Bow.
che probabilmente è più forte di questo Reinforced Bow, forse no, non lo so. Non lo so, però il Crystal è più figo. Poi della Fur le jeans, però penso che questi qui siano più forti. Una spada con del knockback, ma no, grazie, preferisco la mia spada di... posso uscire fuori all'oscuro, a prendere un po' di sole. No, non basta, ho preso abbastanza sole per oggi. Comunque, sembra da carino questo dungeon. Quello cos'è? Cosa diavolo sei tu? E quello l'altro cos'è? Quella cosa strana. Dobbiamo andare a vedere queste cose. Oh, quante cose ci sono nella Hexit. Un'altra chest per me. Tanto materiale strano che non so che diavolo è. Tranne questo. Questo... Ah, la Reds. Allora, Copper, Money... Ingnot e Iron. Ok. Forse... non avrò spazio per prendere tutto, mi sa. Che deliziosi bambini carini. Dato che non ho spazio per prendere tutto, mi hanno dato un backpack dove posso mettere la mia robaccia. Che personcine carine. Allora, mettiamoci... Allora, il drop dei mob no, perché tanto ne prenderò tanti. No, vieni qua da me. Torna da me, ok. Questo tu vai qua. Vediamo un po'. Apriamo e mettiamoci tutta questa roba. Sì, va bene. No, penso di doverlo mettere purtroppo il Diamond Helmet, perché altrimenti qui mi fanno. E perfetto. Allora, oh, speriamo che non ci sia lag in questo episodio come nel precedente, perché nel precedente non c'era lag. Però chi lo sa, chi lo sa, chi lo cielo cosa vedrà, chi lo sa, non dovrebbe esserci molta lag, però ci sono dei blocchi volanti. È un'altra cosa che volevo dire, no, ho detto lì che il vlog spero di farlo il prima possibile perché come detto prima mi occupa tantissimo tempo e vi ringrazio ancora per i 15.000 passa iscritti, grazie ancora per tutto il sostegno, ma non preoccupatevi, presto arriverà comunque il vlog e anche le FAQ. E cos'altro? Oh, ciao piccolo zombie, cosa ci fai qui su? Non lo so, non lo sapeva neanche lui, prendiamo la cosa qua. E voglio provare a scendere da qua, perché di là era diverso, se non erro, è un po' diverso. Non dell'acqua, e va bene, vai acqua, distruggi tutti. Vediamo un po', e infatti è diverso. Oh, mia dea, quanto siete carini! Uè, no. Siete tutti in iron, non vale. Avete il mio stesso equipaggiamento. Non è giusto. Dovete avere un equipaggiamento molto più debole del mio per essere equi. Perché voi avete l'abilità, io no. Quindi prendiamoci tutta questa robaccia. E sì, infatti avevo ragione. È diverso. È molto diverso. Quindi adesso posizioniamo un po' di luci perché il creatore di questo dungeon è stato molto generoso in fatto di lightning e lag. Lightning e fulmine, verme. È stato molto generoso in fatto di luce, però va bene. Non è che devo buttarmi giù per scendere. Quello addirittura l'armatura di diamante. Una scala. Ciao, scala. Quello addirittura un'armatura di diamante. Non vale! Io non ho un'armatura di diamante. Loro hanno l'abilità e l'equipaggiamento migliore del mio. Che cosa ingiusta. Ciao, piccolo Bat. Allora, io ho un arco. Allora, dai. Se con 60 frecce. Vediamo un po' cosa posso fare con questo. Fa il super colpo della Belzebonia, non lo so. Che cavolo? Stanno parlando tra di loro! Ascoltiamo i loro segreti. Vogliono uccidermi! Stupido! Non si uccidono le persone brave! Come fa a sapere dove mi trovo? Wow! Ma fa, hanno fatto a vedermi! Ah, sei caduto, lol! Wow! Ah, è morto! Allora, non lo so se è più forte del Reinforced, però dato che è più figo, atterremo questo per ora. Poi magari quando leggerò i vostri commenti, ma il Reinforced era molto più forte! Lo sostituirò, oppure quando si romperà semplicemente. Perché a me piace molto. Allora, cerchiamo di prendere... Oh mio Dio, e questa che cos'è? È bellissima! Oh mio Dio, sei bellissima! Oh mio Dio! Oh, che cazzo! Oh, è bellissimo! No! Attacco! Nella Belzebonia! No, non funziona. Vabbè, però è lenta. Attacco nella Belzebonia! Funziona! Mori! Attacco nella Belzebonia!
Stupidi. Wow. Ma è molto lenta però. Attacco della Pennsylvania. Attacco della Belzebonia. Attacco della Belzebonia. Ok, qui ci vuole un bel attacco della Belzebonia. Molto potente. E aia, tu che sei addirittura lassù. No. No, scendi. Mi ha droppato dei diamanti. Attacco della Belzebonia. Ah, che cosa? Chi è che è il boss? Perché vedo qualcuno con rara recu... No! La mia spada power! Si è fottuto la spada! No! Era appena diventato... Quanto cazzo è grande? Era appena diventato suo amico! Wow! Allora... Allora, recurre zombie the NASA. Ok. Ah! Il mio arco! No! Ok, mi sa che non ti tocco per ora. Ci sentiamo più tardi. Ti imprigiono un attimo. Aspetta. No. Oh. Che cazzo ho fatto? Va bene, però comunque adesso riesco a... No! Vieni qua! Vieni qua! Wee! Scemo! Qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua, più di qua, più di qua! Più di qua! Aspetta, va! Vieni qua! Ah! Vieni qua! Qua sotto, qua sotto! E sale sopra! Ah! Sei stupido. Non voglio sorprese da sopra. Allora, vediamo un po'. Come posso fare? Allora, proviamo così. Devo intrappolarlo, perché non voglio che mi insegua. Allora, vieni qua. Io posso fare così. Ok. Intrappolato. Tu adesso muori. Ok, è giunta l'ora di morire, mio piccolo. Ah, che fai male. Allora, aspetta un attimo. Proviamo a far così. Allora, togliamo la luce. Mettiamo l'acqua. Mettiamo la luce di nuovo. Sì, sto facendo una cosa molto complicata per uccidere questo coso. Lo so che è molto complicata, però è fattibile. Allora, chiudiamo qua. Perfetto. Vai. No, il mio secchio. No. Ah, ok, adesso muore anche soffocato. Così il soffocamento mi aiuta un po'. Allora, aspettiamo. Ecco qua. No, non posso metterlo. Mannaggia. Vabbè. Magari muore anche soffocato. Su. Ah, la cobblestone non te la prendi. Ah, no, si prende pure la cobblestone. Che cazzo. Perché ti vuoi rubare la mia cobblestone? Cosa te ne fai della cobblestone? Oh, aia, fai male però. Non va bene. Ed ecco come uccidere una zombie per fuoco. Prenderlo a pu... Perché si è ricaricato? Perché ti sei ricaricato? Perché hai appena mandato a fanculo i miei piani? Oh, allora, forse però ho capito come posso fare. Allora, se ti stai giù... Ah... Muori. Non voglio attaccarlo anche con la spada di diamante, altrimenti si frega anche la spada di diamante. Dai che devo ammazzarti prima dei 4 minuti, altrimenti non posso riprendermi il secchio. Anzi, aspettiamo, aspettate. Facciamo questa cosa qua. Allora, lo so che sto facendo un casino che potrei fare molto più semplice per riprendermi la roba. Però, ecco qua. Così la roba scende qui, la roba che gli butto. E posso poi recuperarla. Ok. Allora, che cosa strana che sto. Che cosa diavolo è quello? Ok. Allora, da come ho capito, solo la prima volta che lo colpisco si prende la roba. Quindi se switcho con la spada. Ok, I'm a genius. The greatest genius. Ah! Chris! The only you'll ever see. E ho ripreso tutto quel che avevo da riprendermi, perché quello stupido baldacco aveva rubato cose mie. Adesso qui io vado su e riposiziono questi piccoli cosi qua.
E adesso li posiziono un po' a random. E mi riprendo la mia roba. Cos'è questa cosa qua molto, che sembra molto figa? Protezione 2. Sembri molto figa. Wow, che cosa fa? LOL, attrae le cose! Oh, tengo l'arco dietro la schiena. Che figata. Attrae le cose. Ok, comunque prendiamo la spada. Mettiamo l'arco qua. Adesso quindi ho le cose che mi girano attorno. Ah, non ho più l'arco. Aspetta però, perché l'ho in mano. LOL, che figata. Sono il grande guerriero. Grande guerriero. Boom. Grande guerriero. Ok. Che cosa diavolo sei tu? Necromancer. Ciao amico! Muori, muori, uè! Ti sei fottuto la vita con i cuoricini e ne hai evocato un, uè! Oh, ti ricarichi! Brutto figlio di... La santa lotta tra Barry e il Necromancer! Ha inizio, anche se è già iniziato e sta quasi per avere fine! Muori! Brutto stupido! Ti ho ucciso. Però mi ha dato la nausea, cattivone. Ah, ok, la spada è in una strana posizione. Ma va bene. Adesso, quante spade ho? Allora, comunque, perché la spada è lì? Va bene. Oh, ok, cos'è questa cosa? Facciamo delle torce. E posiamo queste torce qua. Cursed Bone. Perché tutti questi strani riferimenti? Però va bene, posiamo altra roba qua. Così ho più spazio. Mettiamo più roba qua dentro. Aspetta, ma lì c'era un diamante che non ho preso. Porca miseria, porca miseria, porca miseria, porca miseria, porca miseria, porca miseria. Ho mandato a fare a quel paese un diamante, ma va bene, non fa niente. Andiamo. Qui non c'è nient'altro, non nient'altro di... Anzi, la carne è utile, effettivamente. Lo so che forse sono drop che dovrei prendere in futuro, perché effettivamente per ora non me ne faccio molto. Oh! Ciao, ragnettone. Però, comunque, sono blocchi utili. Allora, non voglio... State discutendo di come uccidermi! Ma che schifo! Ma fate schifo! Siete proprio brutti e cattivi! E intanto mi prendo i diamanti. Poi continuate a fare le ca vostre cavolate. Ice Staff! Minchia! 11. Earthing Staff! Quando l'ho presa? Comunque, Birch, non allarmarli. Allora, mettiamo questo qua dentro. Questo posso anche buttarlo. Questo pure. Ah, è giusto. Ah, stupida cosa che mi fa girare i blocchi. Allora, prendiamo Luke, che questo dovrebbe servirmi com'è. Wow! Che figata! Come la lascio? Lasciami! Ok. Che figata! Ok. Alla Batcaverna! Alla Batcaverna! Batcaverna! Non serve un cazzo. Mi sa che devo farmene uno migliore, perché questo è molto corto. Non come il mio spadone di prima, però. Allora. Vabbè, queste battute idiote. Allora, comunque. Ti do queste 5 pork chop. E adesso. Perché non ho la. Ah, no, posso prendermi le 5 pork chop. Dove sono? Eccomi le 5 pork chop. Ciao, oh Cristo. Vai, arco della benzemonia. Vai a distruggi. Perché non colpisci qua? Ah, posso utilizzare i creeper a mio vantaggio. Boom! Il grande genio di Ben. Non è che mi ha distrutto. No, ma c'era un diamante che mi ruotava attorno. Mi sa che si è rotto. Mi sa proprio di sì. Muori, 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 muori. Perfetto. Voi non dovreste essere qui. È pericoloso. Fate molta attenzione. Allora, togliamo l'armatura qua.
E vediamo un po'. No, mi sa che i diamanti sono stati distrutti dai creeper. Vediamo un po'. La sandstone adesso la appoggiamo da qualche parte. Così non dà fastidio. Ok. Adesso rimettiamo questa cosa. Così si prende questi cosi che volano. E adesso facciamo questa cosa. Tu non mi servi. Tu non mi servi. Tu non mi servi. Tu non mi servi. Dov'è l'essenza del male che mi ho droppato? Ah, no, l'ho proprio presa l'essenza del male. Eccola qua. Ok. Allora, questo episodio è molto. Mi sta piacendo questa avventura. Che cosa fa? Mi piace la Exit. Allora, oh mio Dio, un revolver? Intanto, sti cosi non ho manco visto. Cioè, non ho nemmeno visto la loro cosa servono. E vabbè. Non siete molto utili, vi poso un attimo. Allora, questo mi serve, questo mi serve. Gli stick non mi servono. Risolvere invece sì. Ok, possiamo andare, penso. Penso di aver preso tutto. E illuminiamo un poco qua. Peccato che però quel creeper mi abbia distrutto il diamante. Avevo un diamante in più adesso. Ma che deliziosa battavventura abbiamo affrontato oggi! Ma chissà quante altre battavventure troveremo e chissà quanto saranno eccitanti! Lo scopriremo nel prossimo episodio della Hexy! Una pala, probabilmente. Oh, il cavolo! Oh, scusa, un corno! Allora, fare una casa in questo albero effettivamente sarebbe... Oh, la madonnina! Wow, bel bosco!